Ciao a tutti amiche ed amici di YouTube, benvenuti e bentrovati per un nuovo appuntamento, un nuovo video. Vi ringrazio per essere qui, ringrazio i nuovi iscritti, ringrazio con particolare devozione e riconoscenza gli amici, le amiche, abbonati, più che altro amiche, più che amici. Effettivamente, quindi amiche abbonate, perché sostengono il canale e che siano in un percorso animico oppure no, tuttavia stanno credendo in questo progetto e ci stanno supportando per portare tutto appunto in parallelo, ecco, nei contenuti per gli abbonati. In ogni caso, questi contenuti, ecco, per gli abbonati comunque li trovate nei gruppi chiusi Andromeda 1 e 2, nella quale è un po' più semplice, come dire, ecco, per chi salta sul treno all'ultima ora, riprendere diciamo, ecco, il percorso che abbiamo fatto finora, quelli che abbiamo iniziato, come dire, ecco, in parallelo, ma ovviamente dal post più remoto. Quindi voi lì andate a cercare post 1, post 2, post 3, eccetera eccetera, finché diciamo arrivate, ecco, in pari. Va bene, allora oggi un messaggio, oggi mettiamo mano su questi bellissimi tarocchi, il Ritual Tarot by chi, come si chiama l'autore? Tiara May. Io ho questa versione, diciamo, Chinese, ma considerate che la versione originale dell'artista costa quasi 100 euro, quindi sono carte costosette, però diciamo, ecco, è molto bello cambiare mazzo di carte, non tanto, diciamo, ecco, per l'aspetto artistico, non solamente per quello, ma anche perché l'autore, studiando, come dire, in questo senso i tarocchi, viene da un'ulteriore interpretazione, tanto è vero che in questo mazzo di carte c'è niente proprio di meno che una carta in più negli arcani maggiori, che è la carta della lussuria. Va bene, un femminile dissacrato, potremmo dire, in questo caso. Allora, tornando a noi, vi ricordate, noi abbiamo i nostri mantra, di cui il primo è per il nostro gemello amatissimo: ti amo, grazie, mi dispiace, perdonami, l'oponopono incessante. Poi abbiamo: grazie universo perché mi dai esattamente ciò che credo di meritare, la gratitudine è la chiave dei miracoli. E poi quest'altro: la vita ti ama, ma la vita è vi amo anch'io, baci, o ti amo anch'io, per te che stai ascoltando, baci. E attenzione, dulcis in fundo, perché noi siamo quelli, diciamo, ecco, che siamo nel percorso di amiche in parallelo, che stiamo andando avanti tutti con lo stesso vagone. Poi ci sono i vagoni che stanno un pochettino più indietro, perché stiamo affrontando la ferita di tradimento. Non è colpa mia se mio padre o mia madre mi hanno tradito, sono meraviglioso così come sono, merito tutto l'amore del mondo, ho fede e fiducia in me stesso e in un universo di infinita abbondanza. Ora, fatti i nostri mantra, vi invito ad iscrivervi al canale se vi va alla fine del video, vi invito a lasciare un like di supporto, ecco, al canale, a voi non costa niente, per YouTube vale tanto, e a farmi sapere come mettono le nostre idee, o con un like oppure con un commento. Già che ci siamo, ovviamente, per chi si vuole abbonare, sapete quello che dovete fare, la cifra è irrisoria, questo è un supporto che voi fate per il canale, e per chi invece ha bisogno di un consulto personale, ovviamente gli abbonati di tanto in tanto hanno dei benefit, per esempio nelle live, oppure comunque, ecco, vi rispondo anche privatamente se non è su YouTube, anche nei messaggi, perché comunque sono persone che hanno fatto i consulti con me, quindi ci conosciamo da moglie, ci conosciamo, no? Quindi è la verità che quella cifra, che non è neanche, come dire, ecco, il prezzo di un Marie Claire, di un Glamour, di un giornale femminile, di un giornaletto femminile, ben, cioè veramente si vede che la spendono volentieri per supportare il canale, a prescindere che poi guardino i video oppure no, lo vedo, mi rendo conto. E quindi veramente grazie a voi, grazie per la vostra generosità, che anche io la sento come riconoscenza, ecco, da parte vostra, quindi che Dio vi benedica. Allora iniziamo, andiamo a vedere che tipo di messaggio vi deve arrivare oggi. Utilizziamo questi tarocchi molto speciali, chissà cosa ne verrà fuori. Facciamo immediatamente intanto una croce celtica per capire di che cosa stiamo parlando. Prima di tutto, cos'è al centro di tutto? Scusate il gioco di parole. Cosa c'è al centro di tutto?
qui abbiamo un 7 di denari, un'attesa, un'attesa. Se state pensando ad una relazione o qualsiasi cosa sia, generalmente qua noi facciamo dei video che riguardano le relazioni, però nei consulti privati possiamo anche parlare di lavoro, di tutto quello che volete. Ovviamente in questo caso, non mi ricordo se l'avevo detto prima, qui potete chiedere info tramite un messaggio con WhatsApp, appena posso vi rispondo, ma generalmente comunque sono molto veloce, non mi piace accumulare lavoro alla fine della giornata, alla scrivania, così come gli appuntamenti devono essere tutti fatti. Allora, spesso sono io che vi sollecito, diciamo in questo senso, quando per esempio qualcuno ha credito di 10 minuti, 15 minuti, perché magari ecco durante un consulto, no, vi vedo che siete un attimino in difficoltà in base alle cose che emergono, giustamente io non è che faccio scivolare il tempo così, invece vi dico no, facciamo così, ci fermiamo, continuiamo un altro giorno questi 10-15 minuti, va bene? Spesso sono io che vi pongo e dico ma quando lo facciamo, Qui c'è un'attesa. Un'attesa che parla di che cosa? Guardate, è arrivata anche la carta. Questa è un'attesa che parla di 6 di coppe. Dice, io veramente manco a farla apposta. Cioè, 6 di coppe è una carta che parla di rapporti animici o parla di rapporti di vecchia data, no? Perché è una carta legata ai ricordi, il 6 di coppe, cose che potrebbero anche avere a che fare con quando eravate giovani, anni fa, cose accadute molto tempo fa, l'attesa rispetto a un progetto, rispetto a un'amicizia, una conoscenza, una frequentazione, direi datata a questo punto. Per chi è in un rapporto con la propria fiamma gemella, qua stiamo parlando di un'attesa legata evidentemente, stava a sentire, alla riunione, siete in separazione e questa è l'attesa della riunione, ma quando ci riuniremo? E quindi qual è il problema? Quindi oggi con questo messaggio parliamo o di rapporti animici, di una relazione animica, oppure di una relazione che, diciamo, ecco, dura da un po', dove certamente avete i vostri ricordi, non è una cosa che vi siete frequentati l'ultimo mese. Qual è il punto qui? Qual è il problema rispetto a questa attesa? Qual è il problema rispetto a questa attesa? Ok, 5 di denari, eccola. Intanto già tante carte di denari, quindi gli aspetti legati al piano 3D direi che sono fondamentali. Chissà, magari c'è un amore fotonico, però non è abbastanza fotonico sul piano 3D, perché sul piano 3D, a dire la verità, c'è qualche problema ad arrivare, non dico alla fine del mese, però è come se uno deve stare anche attento alle proprie finanze. C'è questa difficoltà, come dire, ecco, difficoltà materiali, finanziarie, ma anche, passami il termine, per qualcuno potrebbero essere delle difficoltà anche di mancanza di mezzi, necessità di aiuti, non è solamente un supporto morale, qua serve veramente supporto di sostanza. Quindi qual è il punto? Dice vabbè sì, il rapporto è di lunga durata, magari erano state fatte delle promesse, quando trovi il lavoro ci sposiamo, oppure per esempio col tuo gemello, magari quello non te lo viene manco a dire che ci sono dei problemi in questo senso e sparisce e basta, no? Però qua ci sono dei problemi sul piano materiale. Allora, andiamo a vedere cosa è accaduto in un più o meno recente passato. Vediamo cosa esce qui. Abbiamo due carte. E se ne arrivano due, noi le prendiamo tutte e due. La temperanza e il 2 di bastoni. Interessante. Allora, il 2 di bastoni è una carta che parla di generalmente un bivio. Quindi o un bivio con due strade, quindi abbiamo una biforcazione con due opzioni. E quindi uno si trova davanti a una scelta. In un recente passato, diciamo ecco che c'è stata una scelta da fare insieme all'arcano maggiore della temperanza, potrebbe significare che non tutto, come dire, cioè quando si è fatta quella scelta lì, non era una scelta per esempio l'interruzione di un rapporto. Io adesso non so se qua avete interrotto il rapporto, veramente siete in separazione, non vi sentite, però c'è un'attesa, come un'aspettativa. Quindi, per esempio, se tu aspetti, come dire, con novità, o questa persona aspetta di risolvere certe cose, effettivamente questa cosa
diciamo che è anche legata a, forse passami il termine, non essere sicuri di meritarsi determinate cose. Vedi, la temperanza è un arcano maggiore legato alla benedizione. Forse in questo mazzo di carte più che in altri si capisce bene che il punto qui è chi? Questo angelo, no? Quindi una sorta di protezione. Quando si prega, no? Uno è, diciamo, ecco, per fede, crede che i propri angeli in qualche modo, ecco, ti proteggano, ti danno delle cose, ti danno... Aspettate che devo vedere le telecamere. A parte, diciamo, ecco, la protezione, in qualche modo, come dire, ecco, fanno da aiuto, sono di supporto e di aiuto. Allora, qui la scelta era probabilmente a questa persona, può essere che eri tu, che magari aiutavi, o c'era una questione, diciamo, ecco, di un problema. Qualcuno aveva bisogno di aiuti, ok? Quindi chi tra i due aiutava l'altro, diciamo, a una certa si è trovato davanti al bivio. E il bivio era: quanto a lungo posso essere di supporto per lui o per lei? Ok? Quindi potresti averlo detto tu, potrebbe averlo detto lui. Giusto? Aspettate che mi metto la telecamera qui davanti, così mi rendo conto anche meglio. Va bene, la metto qua. Per cui sta cosa effettivamente sembrava essere un po' sempre la stessa. Quindi credo che portasse anche un certo nervosismo, no? Quindi non è che si tratta, come dire, ecco, che uno risolve i problemi dell'altro, diciamo, ecco, portando una cassetta d'acqua. A volte serve trovare il pozzo. Era quello lì il problema, rispetto a quella temperanza. Quindi in maniera tale che, cioè, non si tratta qua di risolvere il problema oggi, ma pure domani. Quindi io quante cassette d'acqua ti devo portare? Quindi ce la posso fare ad aiutarti nel lungo periodo? Non è possibile. Non è possibile. Come mai queste necessità? Come mai queste necessità? Qui abbiamo un 6 di spade. Allora, prima di tutto c'è uno tra voi due, penso che si tratti dell'altra persona, diciamo che ha avuto una vita un pochetto turbolenta. Il 6 di spade è una carta che dice agitazione, che dice preoccupazioni, che dice stress. Quindi o potrebbe essere, come dire, che effettivamente una persona che quando fa le cose le fa e le riesce a fare bene, ma quando si deve organizzare, come quei soggetti ADHD, in questo caso ADHD adulti, dell'adulto, fondamentalmente si perde in un bicchiere d'acqua. Ecco che assai probabilmente, no, quella temperanza rispetto a è così o non è così, cioè c'è o ci fa, ha un problema questa persona o fa finta di avere un problema e magari se ne sta approfittando. Ma sembrerebbe che questa persona effettivamente ha un problema. Vediamo nell'inconscio cosa si vede qui, che poi uno nell'inconscio, sarebbe interessante vedere l'inconscio personale, l'inconscio collettivo. Allora, vediamo cosa si vede qui. Oh, 10 di spade. Beh, qua siamo un po' più dell'essere turbati. Qua siamo una persona, come dire, ecco, che si sente finita. Potrebbe anche significare che abbiamo, diciamo, ecco, questa relazione lì dove si è chiusa. Per esempio, veramente si è chiusa con la morte nel cuore. Veramente con la morte nel cuore. Vediamo cosa c'è invece. Però magari non ve lo siete detti che vi dispiaceva.
Vediamo invece cosa c'è nella parte evidente, nella parte conscia. Ok, il 3 di coppe. Allora, potrebbero essere coinvolte altre persone, come per esempio amici, o potrebbe esserci una situazione legata, anche se non sono gli amici, diciamo in questo senso un po' invadenti o insolenti, potrebbe anche significare che invece c'è più di una persona coinvolta in questa relazione, eh? Quindi tu, lui e qualcun altro. Per le relazioni animiche, a prescindere che ci sia più o meno qualcun altro, qui la triangolazione, fate conto che ha a che fare sempre sicuramente con la fonte. Vediamo un po' di specificare meglio cosa c'è nella parte conscia. La morte nel cuore. Guarda, il paggio di bastoni. Qua potrebbero esserci state notizie invece, più che altro riferite rispetto a questi triangoli. O probabilmente qualcuno si è fatto l'idea, e non è detto che sia così, però l'idea che c'è una situazione un po' affollata, o che c'è, come dire, una competizione. Non è tanto una competizione, un affollamento, mettiamola così. A livello conscio si è subodorato. Invece per i rapporti animici significa che avete una connessione, come si può dire, telepatica. Dove state andando? Dove state andando? Dove va questa relazione, questo rapporto? Dove va? Dove sta andando? Beh, diciamo che da 5 di denari, che è il problema, sta andando al 6 di denari. Significa che le situazioni quantomeno materiali miglioreranno. Almeno questi problemi finanziari, pratici, materiali, cioè non c'è abbondanza, ma almeno il giusto, diciamo, ecco, non avere problemi ad arrivare alla fine del mese, o potrebbero arrivare gli aiuti, quegli aiuti per cui si sta aspettando. Allora, da che cosa è influenzata adesso questa situazione tra voi due? Cosa la influenza principalmente? Cosa la influenza? Cioè, come vostre energie. Cosa la influenza? Ah, beh. Abbiamo qua il cavaliere di coppe. Qui i sentimenti ci sono, a dire la verità. C'è la voglia di rivedersi, eh? C'è la voglia di dimostrare i propri sentimenti all'altro. E che cosa c'è? Vabbè, che cosa lo impedisce? L'abbiamo visto, queste difficoltà materiali. Vediamo come, che ruolo ha l'entourage per voi due. Aspettate che ruolo ha in tutto ciò il vostro entourage? Che ruolo ha il vostro entourage in tutto ciò? Eccola qua la carta. Qua c'è l'eremita. Ma loro non è che hanno capito granché, a dire il vero, se stanno a capire niente. No, non interferiscono più. Prima forse sì, adesso no, non interferiscono più. Proprio. No, non hanno nessun peso più nella vostra relazione. O perché magari da un pezzo che voi non vi vedete. Non ci dobbiamo dire, si sono lasciati. Vediamo di cosa avete paura, ma allo stesso tempo desiderate questa cosa, però la temete. Dice odio e amore, croce e delizia. Cos'è? 3 di denari. È una di quelle carte che dicono ognuno deve fare la sua parte. Non credo più nelle istituzioni matrimoniali, non credo più nelle promesse, non credo che ci possono essere queste collaborazioni per amore, possono esserci semplicemente per interesse. In qualche modo vi siete, no, induriti, siete diventati più cinici. Dovete bruciare un pochetto di cinismo se siete in un rapporto animico.
vediamo un po' in sintesi definitiva cosa arriva qui. Oh, l'asso di bastoni, guarda, forse è l'unica cosa che in questo momento farebbe da collante, da bastone, da supporto, sarebbe proprio, come dire, ecco, mettere tutto da parte e decidere, come dire, ecco, di consumare l'amplesso. A volte ci sono anche, che non sono rapporti animici, delle persone che un po' risolvono i loro problemi con l'amore, ma la verità è proprio quella lì, che tante coppie, se funziona il sesso, funziona quel tipo di amore, no? Fisico, chimico, ma si accollano anche le cose che non vanno. Quando poi non funziona manco questo, non si accollano più niente. Dice, ma anche no, ciaone, ciaone. Quindi potrebbe essere, intanto sicuramente c'è un forte magnetismo tra voi due, una forte chimica, una forte attrazione, quindi non credo che sia finito proprio un bel niente, che ci siano altre persone, che non ci siano, in ogni caso qua ci stanno le fregole da ambo le parti. Ora magari non vi vedete e tu dici, ma quali fregole, io manco ci penso proprio, però infatti perché non vi vedete. Ok. Metto un attimino queste carte da parte e vediamo un po' quali sono le vostre energie, le tue, le sue. Prendo questo oracolo. Ah, pensavo che era qui sotto, invece non c'è. Vado a prenderlo. Allora, eccole qua le carte. Vediamo un po' intanto le vostre energie. Intanto le tue. Vediamo le sue. Ups. Tic tac, tic tac, tic tac, sta per accadere qualcosa, tic tac. Tic tac potrebbe anche significare che tu, a dire la verità, ti ricordi che c'era quella carta dell'attesa? Ora te sei pure stufata, probabilmente di aspettare, forse potresti anche delle risposte. Vediamo un po' cosa esce, dai. Tic tac, magari oggi arriva il messaggio che desideri, la risposta che vuoi. Vediamo un po' cosa arriva qui per lui, per la persona che stai pensando. Escono due carte. Ok. Assurdo. Assurdo. Qua c'è la sinfonia incompiuta. Non è ancora finita con questa persona, almeno dal suo punto di vista. Ancora non è stata, non è finito proprio un bel niente. Non è scritto sulla pietra. Non si è chiuso proprio nulla tra voi due. E tra l'altro qua arriva con la carta dell'osservatore, significa che probabilmente questa persona sa delle notizie tue, ti tiene d'occhio, ti esercita un'attività, come dire, di spionaggio, è curioso, vede. Sai, la carta dell'osservatore è anche una carta che dice, guarda un po', cuore fedele al centro del vostro rapporto. Qua sicuramente questo è un rapporto elettivo, quindi non mi sembra che ci siano, come dire, ecco, problemi sentimentali qua. I sentimenti ci sono. I problemi sono dal punto di vista pratico. Probabilmente questa persona di dove non ti ha detto determinate cose, perché magari a una certa, anche se l'aiutavi, un po' si vergognava. Dice sempre lei mi deve aiutare, dice sempre lei deve fare le cose, io mai niente devo fare. Quanto vuoi che duri? Quanto ci starà a mandarmi a Bologna? Giusto? Vediamo un po' cosa si vede qui, sempre riguardo a questa persona. Vediamo un po' la sinfonia incompiuta e l'osservatore. Sta vedendo questa persona come ti comporti, quello che fai. Scivolano tante carte, sono troppe. Una solamente, solamente una che ci basta. Eccola qui, la carta che si incastra. Lo spirito eterno, le sacre intuizioni. Assai probabilmente qua, ripeto, il rapporto è elettivo. Potreste essere fiamme gemelle, anime gemelle. Comunque c'è un contratto sicuramente d'anima tra voi due. Io te non t'ho vista in cassatina, Più che altro, vediamo tu, l'arcangelo Raguel, giustizia, armonia, soluzioni. Ci colleghiamo a anche... Questo video finisce anche con i contenuti suggeriti agli abbonati.
e anche nei gruppi chiusi Andromeda 1 e 2, perché noi stiamo lavorando su questa ferita del tradimento, però qua ci sono anche problemi di giustizia, di armonia, di soluzione. Infatti, qual è il punto? Quando ti dicevo prima, questa persona ritiene che effettivamente non è giusto che si appoggi totalmente a te, e neanche che tu ti sostituisci, per esempio, alle sue responsabilità, facendoti carico delle sue mancanze in questo momento, o di dove sono successe certe mancanze. Vediamo un po' cosa si vede qui. Forse è come se tu dentro di te coltivi l'idea o la vibrazione, parliamo così in termini tecnici, che se come dire, ecco, che tra voi due si può creare, comunque, vedi, la sinfonia incompiuta, un equilibrio, un'armonia, se, diciamo, con i piatti della bilancia si investe nella relazione quantomeno alla stessa maniera. Perché è come se tu invece avessi inteso in certi punti che per questa persona non ne valeva la pena. Forse inizialmente tu non avevi capito che questa persona, se non stava investendo, è perché gli mancavano le risorse. Non l'avevi capito. L'arcangelo Raziel, l'ispirazione, registri akashici, la saggezza, cuore fedele, addirittura anche la gratitudine, qui gioca un grande valore. Guarda, sicuramente una cosa che tu devi sapere oggi è questa qui. Coltiva la gratitudine. Cosa significa coltivare la gratitudine? Significa... noi tra gli amici dei gruppi chiusi abbiamo proprio i nostri quaderni della gratitudine, che li compiliamo. Prima ci siamo dati un obiettivo, però non significa che l'abbiamo messo da parte, significa che quando l'abbiamo finito e riempito tutto, prendiamo e lo stampiamo un'altra volta. Mi pare che ce l'ho anche a portata di mano, però li vendono, uno se lo può anche comprare, no? se non lo vuole stampare. Infatti, guardate, prendo quelli che ho a portata di mano. Qualcosa a portata di mano dovrei avere da mostrarvi. Dov'è? Qui. Sì, infatti, vedete? Noi abbiamo questi diari della gratitudine 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Quindi li compiliamo, vedete qua, su tutti, non vi faccio vedere la parte compilata. Dove noi cosa facciamo? Andiamo a dire, per esempio, no? E poi ve lo potete impostare anche voi così, se volete, no? Ci mettete la data, la mattina, vi fate la vostra meditazione, il focus della vostra giornata, un'affermazione positiva, ok? Che scaturisce dalla vostra gratitudine. Quindi, per cosa siete grati? X giorno o anche un X momento, no? Cosa vi emoziona? E anche... anche per... se ci sono, per esempio, delle emozioni che non sono proprio... super positive, no? Ma anche di quelle emozioni che non sono positive, uno deve essere grato. Cioè, perché? Perché onoro i miei sentimenti, per esempio. Ok? Quindi un'affermazione per oggi. Io onoro i miei sentimenti. Positivi o negativi che siano, uno li onora. Quindi non è che li respinge, no? Quindi sono grata perché funziono. Cioè, come dire, non è che sono, che sto dormendo, che sono felice quando mi hanno pestato un piede. Non deve essere così. Come fare spazio alla gratitudine? Quindi anche capire tutte le ragioni per la quale possiamo essere riconoscenti alla vita, a una persona specifica, al vostro gemello, alla persona che state pensando. Cioè, perché? Beh, in effetti, ora che ci penso, questa persona, se si è fatta da parte, visto che non aveva le risorse, dice, tutto sommato ha fatto bene perché mi stava spennando, no? Per esempio, questo potrebbe essere un esempio. Cose buone accadute nel corso della giornata, cose che hanno fatto la differenza in positivo, come vi siete sentiti. Qua ci sono tutta una serie di emozioni, da quelle positive a quelle negative, anche degli appunti che potete scrivere liberamente, infine un pensiero positivo prima di andare a dormire. Questo è molto importante, quindi questa è proprio la prima cosa. Infatti noi nel nostro mantra iniziale cosa abbiamo detto? Grazie universo, perché mi dai esattamente ciò che credo di meritare. La gratitudine è la chiave dei miracoli, quindi... prima di tutto, evidentemente, diciamo, ecco, questa storia a te deve fare capire o ti deve far rendere conto che stai maturando una certa saggezza.
anche rispetto, dice la saggezza, dell'essere grati anche per le cose che non sono andate bene, quindi capitalizzare anche il letame, è anche principio di saggezza notevole, fortissimo, per dire, no? Quindi lasciarsi ispirare dal proprio istinto, dal proprio intuito, vedere in quegli avvenimenti che ti sono capitati in questa storia in modo particolare qualcosa che ti vuole dire anche la tua anima, affinché tu possa, anziché essere svolazzante e volubile come ci vuole un po' la società, sempre in preda, come dire, ecco, a una crisi di zuccheri, no? E quindi per forza dobbiamo prendere, che so, una caramellina o un cioccolatino. Forse neanche ci rendiamo conto di quanto siamo dipendenti a volte da queste cose, no? E l'acqua normale non ce la possiamo bere, ce la dobbiamo bere per forza aromatizzata. Come se la gente prima non riusciva a bere, non si beveva. Dici, tu per bere ti devi comprare la borraccia tutta con i fiorellini, eppure con l'acqua profumata, con il colore appetibile, perché l'acqua normale uno non se la può bere. Cioè, tu per bere più acqua, alla fine quello ti sta vendendo un prodotto, perché tu lo devi colorare, ti devi vendere la borraccia, ti devi vendere il colorante, l'aromatizzante e tutte queste cose. Non ce ne frega niente a quello se tu bevi oppure no, puoi buttare tutte cose. Questo per dirti il principio di saggezza rispetto anche ad aprire gli occhi, rispetto anche a come stanno veramente le cose nella vita, che è tutto un mercato poi fondamentalmente, perché noi viviamo in un'epoca dove si creano falsi bisogni per creare l'appetito sui consumi. Ok? Vedete, qua abbiamo un cuore fedele. Forse la prima cosa che tu devi imparare, tu che ascolti, è che, diciamo, ecco, a volte, ti faccio un esempio, no? Mia nonna che si innamorò, quello ci ha raccontato lei, di mio nonno quando era ragazzina, proprio è stato il suo primo amore, per quanto ne so io, è l'ultimo, perché quando mia nonna rimase vedova, molto bella mia nonna, tu ti immagini che addirittura gli amici dei miei cugini, no? La chiamavano Brooke, mia nonna, perché ci assomigliava, no? Brooke, quella di Beautiful. Veramente. Allora, praticamente questo per dirvi che cosa, che c'erano anche della Caruccia, era bellina, no? E c'erano comunque delle persone per la sua età che avrebbero voluto finire gli ultimi giorni della sua vita con mia nonna. Mia nonna veramente ci rinseguiva col bastone, dice: non ti permettere, non ti permettere. Perché? Perché rimase fedele a quel suo primo grande e unico amore della sua vita. E va al di là della bellezza, dei profumi, del patrimonio, va al di là di tutto, cioè il cuore fedele all'amore, essere stabili nell'amore, a prescindere da tutte le circostanze esterne. I nostri figlioli ci fanno problemi, questo, quello, quell'altro, cuore fedele. I figlioli sì, ci stanno, ma principalmente il cuore fedele. Che non era la coppia, era proprio l'unità. Io credo che i miei nonni, pure loro, fossero fiamme gemelle, a dire la verità, perché mi hanno effettivamente dato un esempio straordinario anche ora di immortalità rispetto ai valori, rispetto, anche se non ci sono fisicamente più, presenti con tutto quello che ci hanno dato, ci hanno lasciato, con cose fisiche anche, come dire, ecco, morali, no? Per dirvi che cosa? Bisogna essere stabili nell'amore, questo è il primo messaggio. Come si fa a essere stabili nell'amore? Significa essere consapevoli, ecco la saggezza, ok? Il registro akashico, no? Cosa fa il registro akashico? In realtà ti dice... diciamo che è una specie di svelatore di una verità, per esempio, no? Cioè lo scopo non della vita, lo scopo d'anima viene prima dello scopo della vita. Se tu realizzi lo scopo della tua anima, automaticamente hai realizzato lo scopo nella vita, ok? Se tu ti soffermi solamente sullo scopo della vita, questa potrebbe essere una delle tante domande, allora uno dice... qual è lo scopo della mia vita? Io voglio trovare l'amore vero e devo essere tutta la vita felice, come vedo nella televisione, per esempio, che rido, ballo e scherzo, mangio e me ne prendo la vita così,
E non, alla fine questa gente non è ugualmente felice. Dice perché? Perché non ve lo sto a spiegare io, basta che leggete Out Out di Soren Kierkegaard, ok? Quindi non ve lo sto a spiegare io. La vita estetica la chiama lui, rispetto alla vita etica. Proprio fa tutto un trattato argomentando tanto tempo. Noi queste cose le abbiamo viste con gli amici abbonati e gli amici dei gruppi chiusi Andromeda 1 e 2. Per dirvi che cosa? L'importanza, diciamo, ecco, della lealtà. Probabilmente, passami il termine, tu e anche questa persona non avete creduto che eravate fatti l'uno per l'altro, perché avete visto l'altro con gli occhi 3D, con gli occhi della miseria, con gli occhi della mancanza, non con gli occhi dell'abbondanza. Però non è che te ne devi fare una colpa. Si vede che doveva accadere proprio perché almeno tu te ne rendessi conto. Vediamo cosa dicono queste carte. Allora, diamo per buono che se siete in una relazione, diciamo, ecco, animica, diciamo, ecco, in un gemellaggio o anime gemello, fiamme gemello, qualsiasi altra cosa sia di cui magari non conosco il nome, certo, siete destinati a stare insieme, che te lo dica a fare. Però ovviamente serve, come dire, ecco, preparare la strada. Quindi è come dire, se non c'è la strada, mica non c'è la vetta di una montagna. C'è sempre, non c'è la strada. La stessa cosa per voi, c'è questo cuore fedele, c'è questa vetta della montagna, non state vedendo la strada. Quindi per ora magari vedete tutto in salita o impossibile. Dice, ma come ci arrivo? C'è una selva qua, là, impossibile. Cosa trattiene? L'indulgenza. Qual è la tua forza più grande? Ok. L'azione per trovare, diciamo, ecco, per ingranare, mettiamola così. Eccola. Ah, ce ne sarebbero due. Ce ne sarebbero due. Ok? Quindi magari puoi anche scegliere, tutto sommato. Allora, parliamo intanto di quelli che possono essere considerati impedimenti. Questa è una carta che parla di, sì, indulgenza, ma parla anche di autostima. È come se qui le carte ti dicessero: tu non fai delle richieste, tu è come se non senti di meritare veramente quell'amore che sogni, ok? No, non rispetto a questa persona, è come se tu in realtà l'hai sempre pensato in fondo, no? E quindi quando una persona si comporta male, ti lascia, ci sono delle circostanze che sono, come dire, ecco, poco inclini alla durata della relazione, in fondo tu confermi questa tua credenza. Diciamo che forse devi imparare che o te lo meriti o non te lo meriti di essere amata. Tutti abbiamo diritto ad essere amati. Ok, pure Vallanzasca era pieno di donne che la amavano, si sarebbero buttate nel fuoco per lui. Diciamo che tu devi riconoscere il tuo valore e i tuoi bisogni. Tendi a essere particolarmente indulgente nei confronti degli altri, no? Dice, ma lo capisco, alla fine in fondo nessuno mi ama. Te sei un po' vestito da brutta natroccola. Quindi è proprio questa fortissima credenza, abito e abitudine e modo di relazionarti che è quello che ti trattiene dallo stare in questo cuore fedele, in una relazione sana. Principalmente quello lì il problema. Ora, fai conto che tu hai comunque le tue forze, la tua forza, non è che sei sprovveduta. Allora, ci sono delle incomprensioni. Diciamo che
Se tu sai che tra voi ci sono state delle incomprensioni, e mo te lo sto dicendo io che ci sono state delle incomprensioni, quando ti dicevo prima probabilmente tu hai ritenuto e pensato che questa persona, se non ti dava delle cose, è uno perché c'era questa falsa credenza, due perché diceva vabbè con me non investe, investe con gli altri, ok, quindi dice vabbè allora non mi ama, in fondo non mi ama nessuno, eccetera eccetera. Non tutto, mo lo sai, diciamo, e questo ti dovrebbe rafforzare, è come sembra o così come te la sei raccontata fino ad ora, no? Rispetto a come te la sei raccontata tu c'è un altro racconto, che è quello che abbiamo visto all'inizio, cioè questa persona effettivamente ha dei problemi di cui probabilmente non si è totalmente aperto, non ti ha spiegato la rava e la fava. Diciamo che è una persona che vive la sua vita come aveva ormai fatto da un po', e magari tu quando vivevi e vivi la tua vita l'hai fatto come hai sempre fatto da un po', e non vi siete messi d'accordo in quanto tu non hai avuto il tempo di chiedere niente nella relazione. Ora, rispetto anche ad altre persone che erano coinvolte in questa circostanza, questa è una carta che ti invita a rafforzarti anche nell'essere compassionevole. Se c'era di mezzo solo lui, se c'erano di mezzo anche i suoi figli, i suoi genitori, i suoi fratelli, i suoi amici. Vedi un po' tu. Diciamo che se tu dentro di te, anche se te la sei raccontata fino ad un, finora in un certo modo, tic-tac, tic-tac, mo adesso suona la sveglia. Quindi sveglia, risveglio, svegliati. Perché? Perché le cose non sono esattamente come te le sei raccontate finora. Quindi, prima di tutto, potrebbe essere, che so, importante capire la verità. Se questa verità che abbiamo in qualche modo individuato, poi per andare ad approfondire, uno basta, diciamo, ecco, valutare l'idea di fare un consulto personale, no? Che c'è dell'altro rispetto al tuo modo di leggere la vita o la relazione o questa relazione? Cosa si potrebbe fare? Cosa si può fare per migliorare le cose? Allora, qua abbiamo una carta che parla di radici o anche di protezione, se si può dire così. Prima di tutto non devi avere paura, devi superare le tue paure. Ti devi sentire protetto, ti devi sentire al sicuro, ora e sempre. Quando non ti senti al sicuro, gira i tacchi e te ne vai. Ok? Non è che devi coabitare con le insicurezze. Devi mettere la tua sicurezza al di sopra di tutto, pure al di sopra dell'amore. Mi lascio andare all'amore perché mi sento sicuro. Ok? Quindi, se a volte può, tu hai inteso, per esempio, come questa persona, come un'emorragia rispetto a il sentirti sicura, no? E magari, ecco, tu hai letto certi atteggiamenti come una persona che poteva farti del male, farti innamorare per poi, per esempio, abbandonarti. Già questo è tutto, per dire. È come se le carte dicessero, magari tu hai sentito il bisogno di doverti difendere, di allontanarti. In realtà si tratta di riconoscere i tuoi bisogni e respingere ciò che non vuoi. Saper fare le tue richieste e non coabitare con un senso di insicurezza o di mancanza. Tu le tue cose le devi dire, a prescindere che l'altra persona sia nelle condizioni di potertele dare oppure no. Ok? Diciamo che, quale potrebbe essere la soluzione? La sfida di viverla in un altro modo, se integri queste skills per il momento, no? Qui abbiamo una carta che ci parla della terra, o meglio, l'armonia, no? Finché il mio corpo sarà tra le tue braccia, ti adorerò, cara madre mia. Diciamo che questa è una carta celebrativa, una carta tra, vedi, cuore fedele, che invita a celebrare l'amore. Questa potrebbe essere la soluzione, riconoscere che tu hai dei sentimenti, non negarli, perché più li neghi peggio è, magari ti senti pure male. Rifletti anche sul viaggio che hai fatto finora, da quando hai conosciuto questa persona. Non è un viaggio fisico, ma è un viaggio rispetto alla tua crescita. Questa è una carta di adorazione, se possiamo dire così, no? Perché, diciamo, tu puoi fare la tua parte. Questa potrebbe essere una soluzione. Cioè,
al di là del risultato, no? Che sembra comunque essere foriero dei migliori auspici tra te e questa persona. Questa è una carta che dice, guarda, qua non si tratta di stare assieme, qua si tratta di capire certe cose, come è appunto nelle dinamiche di fiamma, affinché il tuo modo di sanare lo stare in una relazione rispetto alle tue false credenze possa essere anche un modo con la quale salvi gli altri senza fare proseliti, semplicemente salvando te stessa, questa relazione, credendoci con il cuore fedele, ok? Può essere, come dire, ecco, un faro nella notte per gli altri o in una realtà, in un mondo, in un tessuto, per esempio sociale, perché non è che deve andare a fare proseliti tipo Tony Robbins, per dire, no? Devi semplicemente essere te stessa e lasciare fluire le tue emozioni, le tue sensazioni, il tuo amore, lasciare che sia. E nel lasciare che sia, senza la paura della fregatura, non solo capirai che non si muore, come dice la Battisti, che non si muore per amore, ma capirai che dall'amore viene la vita. E sarai in grado, come dire, ecco, di dare la vita, perché arrivi ad essere una sorta di cassa di risonanza per il tuo ambiente, semplicemente perché la gente vedrà questo miracolo. Detto ciò, visti questi messaggi, andiamo a fare l'interrogatorio formale di questa persona qui, no? Cosa pensa, per esempio, cosa prova, quali sono le sue intenzioni, azioni che farà. Allora, prima di tutto vediamo i suoi pensieri. Abbiamo qui l'arcano maggiore della morte. Questa persona è in una fase di trasformazione rispetto a un prima e un dopo. Tagliare i rami secchi, capire che come ha vissuto fino ad un certo punto non si può più vivere così. Abbiamo anche il re di denari. Probabilmente potrebbe significare che questa persona ha anche fatto dei debiti nella sua vita. Ecco perché, diciamo, ecco, è arrivato al punto in cui è arrivato. Diciamo che il grande cambiamento adesso va nella direzione di una persona che invece vuole costruire, vuole una certa stabilità. E abbiamo il 9 di bastoni. Sa che ha delle limitazioni, sa che ha comunque, ecco, dei limiti, dei problemi, però evidentemente qua abbiamo il cavaliere di coppe. Questa persona, guarda, ritiene che, adesso valuterai tu come tu ti può risuonare, che, diciamo, ecco, anche trovare la persona giusta dal punto di vista sentimentale potrebbe essere di supporto. Dice, perché giustamente se è una persona che ha problemi finanziari, no? Magari ha fatto dei debiti, eccetera, eccetera, dice, guarda, io non è che chiedo chissà che, dice, ma già, se lei riesce a mantenersi bene, non ha bisogno di me, eh? Quindi io non devo dimostrare di essere, come dire, ecco, l'uomo che non deve chiedere mai, eccetera, eccetera, un po' la visione dell'uomo anni 50, no? Dove la donna fa, diciamo, con la casalinga e collabora in tutto per tutto nei confronti del marito, si accontenta del cucinotto, si accontenta dell'aspirapolvere, del frigorifero, della Smeg, eccetera, eccetera, quindi è la regina della casa, no? E lui è il re del lavoro, del successo, eccetera, eccetera, e lei può spendere i suoi soldi. No, non è così. Diciamo, adesso lui si rende conto che se magari aveva qualche retaggio culturale di quel tipo, ok, adesso non può più avere accanto a sé una donna così. Quindi dice, sentimentalmente io comunque devo essere in ogni caso orientato verso una persona nella quale noi come minimo dobbiamo avere una divisione dei beni, come minimo. Vediamo sentimentalmente. Queste cose questa persona giustamente le pensa sul piano 3D a livello egoico, perché magari è scottato, giusto? Lasciamogliele pensare. Tanto a te ti serve, diciamo, ecco, la sua carta di credito? Penso di no. Allora, a livello sentimentale abbiamo il 10 di bastoni. Questa persona, diciamo, ecco, sta facendo il botto. Di che cosa sta facendo il botto? Ah, guarda che questa persona soffre tantissimo. Principalmente a questa persona tu manchi dal punto di vista fisico, ok?
fisico-sessuale, a dire la verità, sente un'attrazione magnetica fatale, come di chi tipo è drogato, tipo così, con le crisi di astinenza, non ce la fa più questa persona. Come se questa persona, più che sentimenti, se è un uomo, gli uomini generalmente sentono l'amore per una donna, proprio per il fatto che perdono la testa dal punto di vista sessuale, cioè se quella donna li fa impazzire, come dire, sessualmente, loro sono, diciamo, ecco, con tutte le valvole bruciate. Sembrerebbe che sia svalvolato in questo senso e soffre tantissimo perché non ce la fa più. Diciamo che non ce la fa più. Questa persona avrebbe desiderio e voglia di stare insieme a te, ma l'avevamo visto anche nella stessa di prima, che questa storia si risolverebbe in un attimo, diciamo, ecco. Se vi vedete, vi incrociate, occhio languido al letto, puff puff, pace! Va bene, vediamo le sue azioni, che intenzioni ha. Allora, vediamo un po' le sue azioni, quali potrebbero essere, e le sue, quindi, intenzioni. Qui abbiamo l'imperatore. Abbiamo il Page di Denari. Ultima carta, dai, facciamolo uscire da sola. Eccola qua, è uscita. Anzi, ne sono uscite tre. E qui abbiamo il 2 di coppe, la luna e il 9 di spade. Ok, allora ti spiego. Diciamo che questa persona sicuramente vorrebbe tornare in coppia con te. 2 di coppe parla chiaramente, armonia della coppia, equilibrio, però non sa come fare, non ha idea dei tempi, dei modi, dei luoghi, non ha proprio la più pallida idea. Credo che questa persona si rende conto che non ha argomenti, non avrebbe nemmeno gli argomenti per poterti convincere, perché evidentemente quelle cose che mancavano prima mancherebbero pure ora, con la differenza che lui ha capito che vuole cambiare, però non è che è ancora cambiato, sta cambiando. Fai conto che quindi questa cosa non lo fa dormire la notte, è angosciato, non ce la fa più, sta male questa persona per te, diciamo che veramente ci sta sotto come un treno. Ora, diciamo che non è capace di anche, si vergogna a venire da te, non è umile abbastanza da perdonare a se stesso anche i propri errori eventualmente, o di avere, diciamo, ecco, forse tirato un po' troppo la corda, mettiamola in questo modo. Qui abbiamo infatti l'imperatore, è uno che vorrebbe, perché che cosa fa? Porta il segno dell'ariete l'imperatore, cioè il primo segno zodiacale nella ruota dello zodiaco, ed è un segno di fuoco l'ariete, il primo dei segni di fuoco, ariete, leone, sagittario. Cosa fa l'ariete? L'ariete è come l'accendino, la pietra focale, cioè senza di quello non si accende niente, quindi non parte niente, è lo start. Però poi magari dallo start l'avvio e poi sta dietro, non fa niente, lascia che debbono fare gli altri. E quindi in realtà questa è una persona che vorrebbe riavviare la relazione, però stiamo lì, cioè ne è preoccupato perché dice: io vorrei, parto e poi che faccio? E poi come si va avanti? Perché le condizioni evidentemente per il momento non sono cambiate. Ora, vero una cosa, il messaggio mi sembra anche abbastanza chiaro. Tu stai, come dire, ecco, cuore fedele, ok? Non pensare a questa relazione, non vale per tutti, ma per qualcuno sì, a questa relazione come alla relazione, come dire, ecco, del mulino bianco, alla relazione del principe azzurro con la scintillante armatura. Non pensare a tutti questi cliché, perché più tu pensi a questi cliché, e peggio è. In un linguaggio in cui noi ci possiamo capire, posso dirti: prendila così, senza drammi, c'era anche la canzone, ma mettendo al centro di tutto questo cuore fedele e tutti questi aspetti di cui abbiamo parlato prima. Non pensare ai cambiamenti suoi, pensa a quelle cose tic tac, che evidentemente dipendono da te, perché quello start, che è la volontà di lui, significa, come dire, ecco, che è l'avvio del tempo tuo, non per una fine, ma per un inizio. Quindi anche tu, in qualche modo, non pensare di dover rimanere così come sei, ma esci dalle tue zone di comfort per integrare qualcosa di più grande, di sacro, uno spazio sacro rispetto a questo cuore fedele.
dove tu puoi vedere quello che tutti gli altri per il momento magari non vedono. Magari gli altri vedono un drama queen, uno sfigato, eh? Tu devi vedere le cose in maniera totalmente diversa. La sinfonia è incompiuta. A prescindere da quello che tu deciderai di fare, ancora non è stata segnata l'ultima parola su questa storia, non è scritto sulla pietra, quindi delle cose ancora accadranno, ok? Che tu lo voglia o no, a prescindere da come magari qualcuno vorrebbe controllare. Io direi mi fermo qui, riprendiamo i nostri mantra, la vita ti ama ma la vita ti ama anch'io, baci a tutti quanti. Ho un po' incessante per il nostro gemello, mai come adesso è stato proprio preciso, puntuale, ti amo, grazie, mi dispiace, perdonami, grazie la gratitudine che l'avevamo vista anche prima, grazie universo perché mi dà esattamente ciò che credo di meritare, la gratitudine è la chiave dei miracoli. A chi va lasciatemi un like così so come metto le nostre energie, commentate così mi fate sapere come risuona, iscrivetevi se non l'avete fatto e per chi avesse bisogno di un consulto personale, casomai valutate di capire com'è la vostra situazione invece, trovate qui sotto il mio numero WhatsApp e chiedetemi le informazioni. Se siete nuovi avrete tutte le informazioni del caso e se siete vecchi potete direttamente chiedere di prenotare. Un bacione, ci vediamo alla prossima.